La strada che porta alla resurrezione passa attraverso il dono di sé, a favore di tutta l'umanità, partendo proprio dagli ultimi. Era il 2011 e arrivavano i primi profughi dal Nord Africa. Mi ricordo, eravamo un sabato pomeriggio dai Comboniani a pulire i vetri per preparare tutto. Questo era seguire Roberto come direttore della Caritas. Lui accettava qualsiasi sfida e ti coinvolgeva umanamente, ma anche operativamente, sempre con entusiasmo. Io e Roberto siamo stati insieme più di 40 anni perché avevamo due caratteri complementari. A lui piaceva far da mangiare e io lavavo i piatti. Siamo cresciuti in due famiglie simili e i nostri genitori ci hanno dato la vita, naturalmente, e ci hanno trasmesso anche la fede in una maniera molto semplice, quotidiana, senza grandi cose. E poi siamo cresciuti anche insieme, lì che ci siamo conosciuti, nell'Azione Cattolica e nell'Unitalsi. Poi è arrivato il dono grande del diaconato, avrebbe fatto il 25esimo quest'anno Roberto, e poi il dono dell'incarico in Caritas. E io ho cercato di sostenerlo tanto con la preghiera. Era il 2015 quando ho iniziato a lavorare al centro diurno L'Incontro di Via Giovio. Roberto è sempre stato molto legato a questo servizio e in questi anni ho potuto vederlo e testimoniarlo con i miei occhi. Passava spesso per un saluto a centro aperto e ricordo quando il sabato mattina, passeggiando per Como, entrava sempre per un saluto agli ospiti del centro e non si presentava mai a mani vuote, ma insieme con sé portava sempre un paio di torte da poter condividere tutti insieme. Roberto veniva dal lavoro di operaio alla Bricks in una fabbrica, quindi questa sua esperienza l'ha portata nel concreto in Caritas. Aveva bisogno di un lavoro concreto, di fare qualcosa e ti coinvolgeva. Ho conosciuto Roberto nel 2010 in un'occasione un po' particolare, in un incontro con un gruppo missionario per cui non c'entrava niente con la Caritas. E la sua energia che trasmise in quell'incontro mi aveva molto colpito. Oggi, se c'è un'eredità che riconosco che Roberto ha lasciato all'interno invece del mondo Caritas, è la sua capacità, volontà e desiderio di lavorare in squadra. Oggi il termine più usato all'interno della Chiesa è di lavorare come sinodo. Si cammina insieme o non si cammina. È un'eredità che abbiamo accolto, che abbiamo sperimentato e che fa sì che oggi Caritas davvero è un'equipe in cui c'è molta confidenza, fiducia, rispetto, ma soprattutto la convinzione che uniti possiamo fare la differenza, soprattutto mettendo al centro gli ultimi con le loro esigenze. Ricordo con tanta gratitudine, ma anche con tanta amicizia, la memoria di Don Roberto Bernasconi. Era un uomo che diffondeva il buon profumo di Cristo. Un uomo ricco di umanità, sempre disponibile verso tutti, soprattutto nei confronti dei poveri. Lui non ha mai usato pregiudizio nel valutare le persone. Questo, anche nel rapporto con i nostri ospiti, con gli utenti dei nostri servizi, mi ha sempre richiamato a quell'attenzione alla centralità della persona. Ecco, Roberto, secondo me, è stato una persona straordinaria nel mettere al centro gli incontri e dar valore ad ogni relazione. Di Roberto è in mente due momenti particolari legati al suo essere diacono permanente. Il primo, quando gli ho comunicato che anch'io avevo deciso di intraprendere questo cammino e ho visto nei suoi occhi proprio una gioia e anche un po' d'orgoglio. E poi alla celebrazione ogni candidato sceglie un diacono che gli imponga la stola e io ho chiesto a Roberto di fare questo gesto qui e lui, molto felice, ha accettato subito anche con gioia. Aveva il dono di essere un grande mediatore, per cui
prendeva le persone, le accompagnava, sentiva i loro problemi, era disposto anche a cambiare i suoi interessi pur di entrare nei problemi degli altri e cercare delle vere soluzioni condivise da tutti. C'è sempre stato tanto affetto, proprio sincero tra di noi, e nonostante avessimo entrambi due caratteri molto forti, ogni tanto ci capitava di cozzare, perché il suo motto era pensata lunga, cappellata certa, e che vuol dire non pensarci troppo sulle cose, perché poi dopo sbagli, devi partire, devi farle e in qualche modo verranno bene. E questo un po' si scontrava col mio essere a volte più razionale. Però ecco, devo dire che questa cosa me l'ha proprio passata Roberto, me l'ha insegnata, nel senso che anche ad oggi, quando tutte le mie scuse vengono fuori prima di affrontare qualcosa di imprevisto e che richiede un certo impegno, magari che a volte ci sembra eccessivo, penso a lui e dico, ma sì, Roberto l'avrebbe fatto. Qualche volta si condivideva anche qualche problematica, certo. Io avevo la mia esperienza di scuola, quindi quando sotto si parlava per i giovani, così cercavo anche di dargli una mano. E i primi tempi in cui lui girava per la diocesi, certe volte io stavo sveglia finché lui arrivava. Poi però ho capito che io non riuscivo a... e quindi dormivo tranquilla. Alle 2 di notte mi svegliavo e dicevo, è arrivato. Ma così siamo andati avanti finché davvero è arrivato il momento che gli si è fermato il cuore. Dopo il rosario che avevamo fatto per l'Ucraina, non c'era più niente da fare, e quindi adesso spero che sia più su e ci accompagni tutti. C'era un appuntamento molto prezioso e importante con Roberto, quando il giorno di Natale veniva a prendermi e mi accompagnava alla mensa dei poveri. Ed era un momento di vera convivialità con tutti, con grande serenità da una parte, ma anche cercava di aiutare quelli che avevano un animo turbato. Mi ha colpito molto questo, perché a Natale emergono i sentimenti più profondi e molte persone sono notevolmente tristi per la loro situazione, per le loro ferite. Roberto era in grado di andare incontro a queste persone e consolarle. Un consolatore dei poveri e degli afflitti. Ecco cos'è stato Roberto Bernasconi.